questo proposito a tutti di mettere un like, iscrivervi al canale, perché con l'abbonamento potete dare un sostegno al canale oppure facendo una donazione al canale. Salutiamo anche la nostra Border che, come si vede, è abbonata, perché abbonarsi è facile, basta, ma abbonarsi è facilissimo, funziona benissimo, perché YouTube è Google, non è un altro qualcosa, YouTube è Google, quindi funziona tranquillamente bene. Allora, partiamo e salutiamo anche Antonio e cerchiamo di capire un attimino che cosa possiamo fare, quindi quali sono, come possiamo vincolare il narcisista, per mettere dei blocchi, per far sì di diventare dominanti, per far capitolare il narcisista stesso. E vi ricordo ovviamente di iscrivervi appunto al canale, di abbonarvi al canale, di attivare la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. Allora, il primo vincolo che devi fare è quello di non cedere a quello che il narcisista ti chiede. Cioè, questo è il primo vincolo che devi fare. Il narcisista si nutre proprio di quello. Si nutre del fatto che tu fai quello che lui dice. E quindi invece devi imparare, diciamo, un diverso modo di rapportarti con il narcisista. Devi imparare un diverso modo di rapportarti con il mondo esterno. E questo modo è quello dell'assertività. Soltanto le persone assertive riescono ad avere il controllo della situazione. Soltanto soltanto chi riesce ad interagire con il narcisista riesce a ottenere dei grandi risultati se agisce in modo assertivo. Devi sentirti libero dalla paura, o comunque, anche se hai paura di perdere il narcisista, vai a accendere un cera alla Madonna, salutiamo anche Rosy. Dobbiamo familiarizzarci, diciamo, con il linguaggio, dobbiamo familiarizzarci con le nostre capacità. Entrare nel mondo dell'assertività è come aprire una porta, è come aprire una porta su un universo delle infinite possibilità. Noi dobbiamo imparare a tartassare il narcisista, a dire no. È fondamentale. Questo è un punto fondamentale. D'altra parte, l'assertività, l'essere assertivi, l'essere decisi, l'essere duri, essere duro nei confronti del narcisista non è un interruttore, diciamo, che tu lo accendi e lo spegni, perché è un'abilità che tu devi imparare, che tu devi coltivare. È un'abilità che si coltiva col tempo, che si coltiva con la pratica, ma tu devi impararla, devi metterci energie. Salutiamo Giulia. Devi assolutamente, diciamo, non dare al narcisista nessun credito. Impara a dire di no. Essere assertivi vuol dire di no. Questo è il primo vincolo, è il primo vincolo fondamentale. D'altra parte, però, devi dire di no nel modo giusto. Devi dire di no vincolandolo il narcisista, non, trovando, come dire, la scusa giusta, perché il narcisista non devi dargli modo di risponderti. Ah no, guarda, poi ti dirò perché adesso ho da fare. Ah no, poi ti dirò adesso perché ho da fare. Quindi glielo butti in quel posto, diciamo, in questo modo, senza dargli assolutamente la possibilità di replica. Tu non devi dare la possibilità di replica al narcisista. Questo devi tenerlo presente, è un punto fondamentale. Non devi dargli nessuna chance, perché se tu gli dai la possibilità di replicarti, se tu gli dai la possibilità di, come possiamo dire, di interagire, lui ti fregherà. Quindi il narcisista devi trattarlo proprio con il massimo distacco possibile, senza dargli chance di replicare. Quindi devi
fare come viene fatto, diciamo, in qualche strategia militare, devi colpire e scappare, colpire e scappare. Questo lo manda in palla, tra l'altro. Lo manda in palla perché non sa più fare niente, non sa più governare, diciamo, le situazioni, no? Entra in uno stato di fibrillazione, quasi di fibrillazione cardiaca, pensate. Lo mettete, diciamo, in una situazione di negatività, perché non capisce. Quindi mentre ti addentri, diciamo, nell'assertività, devi renderti conto che questa ti darà un grande potere, ti darà veramente un grande potere, il potere del no, il potere di dire di no. È veramente un potere enorme che neanche la tua più fervida immaginazione può immaginare quanto sia grande, quanto sia forte questo potere. E quindi esistono delle tecniche, esistono delle strategie che ti permettono di liberare le emozioni intrappolate, emozioni che potrebbero influenzare le tue interazioni, potrebbero influenzare la tua immagine, e quindi questo è un punto fondamentale, no? Devi imparare a sbloccare queste emozioni, renderti conto della debolezza che il narcisista ha per poterlo colpire fino in fondo. Questo è il primo vincolo. Ovviamente il secondo vincolo, che è ancora più potente, è quello di andare a scardinare il suo meccanismo di difesa. Abbiamo detto tante volte che il narcisista, salutiamo anche Roxy, il narcisista ha solo dei meccanismi di difesa, no? Che in qualche modo cercano di difenderlo, e nel momento in cui tu gli vai a scardinare il meccanismo di difesa, liberi tutti gli zombie che il narcisista ha dentro, e quindi vai nelle profondità, diciamo, della sua mente, li vai a amplificare, e quindi devi imparare, quando parli con il narcisista, a piano piano entrare in contatto con le due aree della sua vita, che sono le aree più più decisive, che sono i rapporti con la famiglia d'origine, quindi con il padre, con la madre, e diciamo anche talvolta i rapporti poi con la famiglia acquisita, che sono un riflesso, se ha dei figli, se ha dei fratelli, eccetera, perché anche ad esempio con i fratelli può avere dei conflitti molto forti. Quindi è molto importante questo, andare a scardinare piano piano. Ovviamente come fare a fare questo? Beh, in questo caso ci viene in aiuto la programmazione neurolinguistica. La PNL, la programmazione neurolinguistica, ci dà le strategie per, diciamo, andare a scardinare questi blocchi, questi meccanismi di difesa, che per il narcisista, una volta che li scardini, è come uno tsunami, no? È come uno tsunami che riceve e che, come dire, lo distrugge fondamentalmente. Quindi devi far scattare questo tsunami, devi far esplodere, diciamo, questo tsunami, in modo tale che non abbia più nessuna possibilità di salvarsi fondamentalmente. E come una diga, tu devi, diciamo, fare come il Vaillant, andare ad abbattere, diciamo, la diga di protezione. Immagina il meccanismo di difesa del narcisista come una diga, ma è una diga che tiene vincolate tantissime emozioni, che tiene bloccate tantissime emozioni. Quindi salutiamo anche Sissi. E questo è il vincolo più grande che tu devi mettere al narcisista, che si tratta, cioè, quindi di abbattere la diga di protezione ai suoi turbamenti, abbattere la diga di protezione alle sue emozioni. E come fare a fare questo? Beh, attraverso appunto le strategie della PNL, che sono domande aperte, che sono fargli fare, diciamo, una regressione. Di fatto gli fai fare una regressione all'infanzia, non gli dici: ma
quali è, fargli ricordare delle cose, dov'è che hai vissuto nell'infanzia, in quale casa, perché devi sfruttare il meccanismo degli ancoraggi emozionali, cioè noi tutti noi abbiamo degli ancoraggi emozionali, cioè abbiamo degli odori, abbiamo delle situazioni, abbiamo delle cose che ci possono far emergere delle emozioni, no? Proprio per il meccanismo degli ancoraggi emozionali. E quindi una cosa utile che tu puoi dire è, non so, ma qual era il profumo che aveva tu, che profumo usava tuo padre, mai provato, tuo padre, tua madre, far parlare, insomma, dove vivevi, in quale casa, quali erano le cose che ti raccontavano, provare in qualche modo a farlo parlare. In questo caso devi gratificarlo, no? Devi gratificarlo perché gratificandolo sarà più disposto ad aprirsi. Ovviamente, nel momento in cui tu riesci, diciamo, a far saltare il blocco, diciamo, emotivo, cioè, scusate, a far saltare il blocco logico, cognitivo, a minare la diga e a farla cadere, e beh, questo lo, diciamo, lo, come possiamo dire, gli farà vivere uno tsunami fortissimo, come un'esplosione dall'interno che non riuscirà più a gestire, no? Quindi sarà praticamente allo sbaraglio fondamentalmente. Questa è una strategia che è utile per far capitolare, diciamo, un narcisista, un po' come la criptonite per Superman. È molto importante imparare, diciamo, a utilizzare. Tra l'altro vengono in aiuto per queste cose anche i modelli della tecnica ipnotica di Milton Erickson. È violento e difficile perché tu non è che stai facendo nulla, no? Tu anzi, i narcisisti non è che sono violenti o non sono violenti, la violenza sono altre persone. Certo, se hai a che fare con una persona, con un serial killer, diciamo, devi evitare, no? Cioè, è ovvio che nel momento in cui vedi segni di violenza bisogna sempre distaccarsi, no? Da questa persona, ma in realtà tu non stai facendo niente perché sta facendo tutto lui, stai abbattendo un meccanismo di difesa fondamentalmente. Quindi questo è quello che devi fare. Ma il motivo di fare tutto questo è di renderlo vulnerabile, di togliergli potere, di diventare paradossalmente, come dire, debole in modo tale da potertelo togliere dai coglioni. Beh, certo, se uno lo riconosce e lo evita è la cosa migliore, ovviamente. Ma poi uno riesce a stare bene, non riesce a stare bene, questo non è un tuo problema. No, l'unico problema di chi interagisce con i narcisisti è se si innamora dei narcisisti. Perché faccio un esempio: se il narcisista è il tuo vicino di casa, o il figlio del portiere di cui non te ne frega una beata minchia, che cazzo te ne frega di interagire con questa persona? Tu non interagisci, no? Il mondo può essere anche pieno di narcisisti, ma se io non c'ho nulla a che fare, non ci interagisco, non c'è nessun problema. Il vero problema nasce quando voi vi coinvolgete con il narcisista. E allora questi metodi dei vincoli sono proprio per decoinvolgerci, perché nel momento in cui vedi nel momento in cui gli fai crollare la maschera e tutti i meccanismi che lui ha messo in atto per coinvolgerti, la sicurezza in se stesso, la determinazione, le strategie di seduzione, non sarà più in grado di utilizzarli. È come se andasse a disinnescare, diciamo, le armi che ha a disposizione. È come se andasse a disinnescare le armi che ha a disposizione. Perché l'arma più grande che il narcisista ha a disposizione è che sa gestire il distacco dal risultato, no? Non gli frega niente, è distaccato, manifesta forza e quindi non c'è che. Poi uno può stare meglio, ma uno non è che sta meglio. I narcisisti dovrebbero, se sono veramente narcisisti, dovrebbero farsi curare fondamentalmente. Poi ovvio che noi spesso confondiamo anche lo stronzo col narcisista, come dicevo, se è uno che ti ha chiavata e se n'è andato via, mica ha detto che sia narcisista. Poi magari è questo, molte persone fa comodo dire, ma sicuramente era un narcisista. Se ti ha trombata e ti ha detto ciao, arrivederci e grazie,
Non è che sia un narcisista, assolutamente non è che questo sia un narcisista, assolutamente. Ma infatti qua non si tratta di rispondere, ecco qua avete capito un cazzo, come al solito non capite un cazzo. Qua non si tratta di rispondere, infatti io dico sempre mai contrastare il narcisista su un piano logico. Cioè, tutt'al più dovete dire di no trovando delle scuse, ma mai rispondergli, perché voi confondete la penalizzazione con la risposta. Ma come al solito non capite una beata minchia. La penalizzazione è tirargli fuori le emozioni, anzi mettersi complementare da un punto di vista logico. Hai ragione tu, ma dai, visto che hai ragione, raccontami un po' della tua infanzia, com'è che soffrivi, com'è che ti capitava questo, com'è che ti capitava quell'altro. E non è che devi rispondergli. Voi pensate che rispondergli sia la penalizzazione? No, io non ho mai detto questo, assolutamente. Anzi, rispondergli comporta proprio l'effetto contrario, no? Perché il narcisista è abilissimo nell'intortarti. Il narcisista ci va a nozze quando tu gli rispondi. Il narcisista, quando tu gli rispondi, ci va a nozze, ho capito, ma cioè, a parte che questo non era solo narcisista, era pure una personalità criminale, secondo me, uno che arriva a fare questo. Salutiamo il gambino. Però rispondere non serve a niente, tanto il narcisista può avere anche una dialettica migliore della tua, ti può fare love bombing, ti può intortare, può fare di tutto, no? È più bravo di te, e nella comunicazione spesso è più bravo. È assolutamente negativo rispondergli. Bisogna amplificare quelli che sono i turbamenti. Più che rispondere, bisogna andare a destrutturare quella che è la sua corazza, no? Quello che è il meccanismo di difesa. Bisogna andare a destrutturare la diga che lo tiene su. Vedo 121 persone collegate, solo 9 like. Cortesemente mettete un like che fa girare il video su YouTube, non costa niente, basta cliccare sul più, sul like e fate girare il video su YouTube. E questo è un punto molto importante, questo è un punto fondamentale. Dobbiamo imparare questo, no? E questo è un altro vinculone che potete mettere, un vinculone molto potente, un vinculone molto forte che può, diciamo, in qualche modo rovinare il narcisista, cioè lo rende, diciamo, e un altro bel vincolo che gli mettete è fargli vivere il senso di colpa da se stesso verso se stesso. Questa è un'altra cosa, perché il narcisista in realtà dicono: ah, i narcisisti non vivono i sensi di colpa. È vero, non vivono i sensi di colpa verso gli altri, grazie a chi metterà like. I narcisisti non vivono i sensi di colpa verso gli altri, cioè al narcisista non gliene frega niente se tu, diciamo, stai male, non gliene fotte niente. Perché questa è la caratteristica, no, del narcisista. Al narcisista non interessa di viversi un senso di colpa, ma udite, udite, vive il senso di colpa da se stesso espresso verso se stesso. Cioè, qual è il senso di colpa che lo frega? Siccome ho fatto questo, non ho ottenuto questo beneficio, non ho ottenuto questo beneficio. Quindi il senso di colpa devi farglielo esprimere verso se stesso, e questo lo manda in palla. Gli vai a creare praticamente un doppio legame. E il doppio legame è un qualcosa di molto importante. Tu gli vai a creare un doppio legame perché per colpa tua non te l'ho data. Per colpa tua non ho fatto quello che tu avresti voluto. Io l'avrei fatto, ma poi tu ti sei comportato in modo arrogante. Io l'avrei fatto questo, ma tu poi hai fatto quest'altro e allora non me la sono più sentita. Io l'avrei fatto, ma tu non hai fatto più quello, tu non hai fatto più quell'altro. E tutte queste cose
Vedo 203 persone collegate, solo 16 like, quindi mettete un like. E tutto questo è utilizzando ad esempio le strategie della PNL, utilizzando, imparando ad utilizzare le strategie della PNL, che sono strategie importanti. Anche la PNL è un, diciamo, è un qualcosa di importante, perché in qualche modo riuscite a, diciamo, con la comunicazione ipnotica di Milton Erickson, che utilizza diverse strutture, riuscirete a utilizzare ad esempio la malleabilità della mente, no? La nostra mente è malleabile, noi possiamo addestrare, diciamo, le nostre parti, la nostra comunicazione, per andare in qualche modo a destrutturare totalmente il narcisista. E questo è un po' la chiave di volta, no? La capacità di destrutturare totalmente il narcisista ci dà dei vantaggi. E quando lui vivrà dei sensi di colpa verso se stesso, in realtà dovrà esprimere la rabbia nei confronti di se stesso. Quindi si sentirà arrabbiato verso se stesso. Pensate il grande vantaggio, lo fate incazzare verso di lui. Questo è un altro punto molto importante, un punto fondamentale. Quindi ovviamente rimodellare, diciamo, questo non è un qualcosa che dovete imparare a fare, bisogna un po' allenarsi, ma questi sono veramente i tre vincoli migliori che vincolano il narcisista veramente in modo totale, veramente in modo potente. La PNL è fondamentale, la PNL è fondamentale. Dovete tra l'altro imparare, diciamo, a riscrivere un po' la vostra narrazione interna, no? Perché tutto questo a cosa servirà, oltre che a, diciamo così, mettere capo il narcisista, tra virgolette? Beh, servirà tantissimo a voi, perché in questo modo voi avrete potere di diventare persone più sicure di voi stessi, potete diventare persone in grado di gestire al meglio la vostra vita. Sì, il narcisista potrebbe premeditare le sue mosse, ma quando voi gli date scacco matto, perché poi il narcisista di fondo è stupido, non è una persona intelligente. Il narcisista è una persona stupida, no? Ha soltanto il vantaggio che, non avendo distacco dal risultato nei vostri confronti, non provando nessun senso di colpa nei vostri confronti, sa dominare la situazione. Ma quando voi gli rigirate le carte in tavola, gli amplificate i turbamenti, gli fate vivere, diciamo, il senso di colpa espresso da se stesso verso se stesso, è a causa tua che ti sei fatto questo danno. E quindi, siccome il narcisista attaccherà se stesso, questo è un punto fondamentale. E noi dobbiamo anche creare una narrativa diversa nei confronti di noi stessi, no? Per non lasciarci prendere, diciamo, dobbiamo imparare a dire la parola giusta a noi stessi, dobbiamo imparare a trattarci bene, dobbiamo imparare a darci delle emozioni. Questo è un altro punto molto importante, perché se noi impariamo a stare bene, saremo anche intanto più in grado di mettere in atto queste strategie, che richiedono comunque la capacità di, diciamo, controllo anche delle nostre emozioni, ed è questo un altro punto fondamentale. Ma soprattutto ci daranno la chance, ci daranno la possibilità di essere veramente persone migliori, di essere veramente persone più forti. Quindi vedrete che in questo modo acquisirete la libertà. Acquisirete la libertà, lo sgancio dal narcisista, ma soprattutto il benessere, perché fin tanto che tu sei innamorata di una persona quale un narcisista, o sei innamorato di una persona quale una narcisista, avrai sempre delle emozioni intrappolate, e le uniche emozioni che potrai sperimentare saranno emozioni legate alla sofferenza, saranno emozioni legate al dispiacere, saranno emozioni legate alla negatività. E invece non devi assolutamente vivere questo tipo di emozioni, ma devi vivere delle emozioni che siano
emozioni belle, emozioni positive. E quindi anche qua la PNL, da questo punto di vista, ci dà un grosso aiuto, no? Perché riscrivendo una narrazione interiore in cui non ci vediamo più come persone negative, ma iniziamo a vederci come persone positive, iniziamo a mettere messaggi di positività dentro noi stessi, iniziamo a mettere nel modo corretto, però iniziamo a... beh, questo è il completamento. È il completamento del quadro. E questo è un altro punto fondamentale. E smetteremo soprattutto di fare un patto scellerato col narcisista. Perché se tu sei vinculato dal narcisista, è soltanto perché, perlomeno inconsciamente, hai fatto un patto scellerato col narcisista stesso, hai fatto un patto scellerato col narcisista stesso. Purtroppo noi invece dobbiamo abbattere, non fare più nessun patto scellerato col narcisista stesso, ma fare un patto virtuoso, un patto vantaggioso con noi stessi. E questo è il punto fondamentale. Tra l'altro, iscrivetevi anche al canale Pepe Rosa, chi non l'avesse ancora fatto, abbiamo la nostra Roxy Rosa, che ha un bellissimo canale YouTube appena nato, che si chiama Pepe Rosa Cucina Naturale senza ingrassare. Mangia senza mangiare, senza ingrassare. Chi non si fosse ancora iscritto, si iscriva. E quindi queste sono tutte le strategie che io vi esorto a mettere in atto, che vi esorto a fare, e se riuscirete a fare questo, riuscirete a superare, diciamo, tutti. Bisogna acquisire la consapevolezza emotiva, bisogna acquisire quella che viene chiamata intelligenza emotiva. La vita, diciamo, è una tela bianca e dovete voi dipingere il quadro della vostra vita. Non dovete lasciare che siano gli altri a dipingere il quadro della vostra vita, ma dovete essere voi. Altrimenti, diciamo, dovete essere voi che scrivete il capolavoro della vostra vita. Fin tanto che avete a che fare con un narcisista, non lo farete. Fin tanto che avrete a che fare con un narcisista, sarete vinculati. E invece la vita è una tela bianca, voi avete i pennelli e dovete essere voi a dipingere il capolavoro della vostra vita. Non lasciare che lo faccia il narcisista. Non lasciate che lo faccia il narcisista. Bene, detto questo, mettete un like. Vi ricordo l'appuntamento delle 18:45. Ecco, sul canale Massimo Taramasco c'è l'appuntamento alle 18:45 per gli abbonati. Ho la lezione, quindi fate l'abbonamento al canale Massimo Taramasco e seguite il mio seminario alle 18:45, cioè lunedì e giovedì. E poi alle 21, cioè alle 19:30, sempre sul canale Massimo Taramasco, ci sarà la live, alle 21 la premiere e alle 22 la musica. Quindi serata ancora lunga, è un qualcosa di lungo ancora, come piace a Pippoli piace lungo, a Pippi piace lungo e quindi glielo diamo lungo, lungo e duro fino in fondo, lungo e duro. Bene, mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e vi aspetto. Per gli abbonati sul canale Massimo Taramasco alle 18:45 e invece